questo è chiaramente un attentato. Si fa l'ipotesi, è stata la Russia, sono stati altri stati, non si capisce bene. È un evento che ha delle conseguenze sul clima, ma rispetto alle conseguenze che si hanno con le perdite di gas in giro per il mondo, è una cosa ancora limitata. Una fuoriuscita di gas non è pericolosa come una fuoriuscita di petrolio, perché una fuoriuscita di greggio comporta problemi che durano poi settimane, mesi, anni. Però il metano è un potentissimo gas serra e quindi il problema principale è l'impatto a livello di riscaldamento del pianeta. È stato calcolato che le 200.000 tonnellate di metano che si stima verranno perdute comporteranno circa 14 milioni di tonnellate di CO2, quindi è circa un terzo delle emissioni annuali della Danimarca. Bisogna anche considerare il fatto che di perdite di metano dovute all'estrazione, al trasporto, ce ne sono moltissime, tanto è vero che è stato calcolato che le perdite di metano della Cina e della Russia sono equivalenti a 3,2 giorni del Nord Stream e negli Stati Uniti una settimana. Quindi diciamo che è un evento che ha delle conseguenze sul clima, ma rispetto alle conseguenze che si hanno con le perdite di gas in giro per il mondo è una cosa ancora limitata. Il metano in effetti appunto è molto potente nel primo periodo, in 80 anni si riduce progressivamente, al contrario della CO2 che invece rimane in atmosfera per centinaia di anni. Cosa mette in luce questo episodio? Una fragilità molto accentuata del sistema del trasporto del gas, quindi le società industriali ma in generale da questo punto di vista risultano molto fragili, perché il rischio di un'interruzione degli approvvigionamenti è molto forte. Questo è chiaramente un attentato. Si fa l'ipotesi, è stata la Russia, sono stati altri stati, non si capisce bene. Un'ipotesi che secondo me è suggestiva attribuisce alla Russia, a Putin, ma non tanto per un segnale nei confronti dell'Europa, ma sostanzialmente un segnale rivolto all'interno della Russia per dire: guardate, la Russia rapporti con l'Europa non avrà più perché ci sono rotti i collegamenti. Ci vorrà una settimana perché defluisca tutto il metano contenuto dentro, dopodiché faranno delle ispezioni, si vedrà se si può riparare o non si può riparare, così. Ma io credo che il messaggio principale è un messaggio che avevamo già avuto dalla questione della Russia all'Ucraina, cioè il fatto che siamo troppo a rischio con il metano e quindi dobbiamo correre o per soluzioni alternative, come ha fatto questo governo, i gasificatori. Ma poi quella strategica è, come ha detto Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, corre alla velocità della luce verso le rinnovabili. Cioè poi in realtà l'unica vera salvezza per i vari paesi è essere autosufficienti, e le rinnovabili sicuramente possono dare una gigantesca mano in questa direzione.